Chi viene invece da Giuliano deve arrivare alle 7:15. O viene per la tangenziale, quindi non ha nessun problema, alle 8:10 tranquillamente, perché mentre ci organizziamo, mentre ci mettiamo, mentre parliamo, quindi è 8:10, falli venire, no, perché sennò poi dopo ci devono aspettare. Vabbè, ma dentro comunque all'étoile, voglio dire, però c'è anche il lato coperto, eh? Cioè non penso che non mi fanno entrare, e sennò poi mi fai le colpe che lei frevenghi se la faccio. Sta in scala per entrare. Ma allora scusa, non è meglio che ci aspettano da Badò? Badò, diciamo, è tutto basso. Allora, l'accoglienza la facciamo tutti. La prossima volta vengo attrezzato in un altro modo, perché questo è un inconveniente. Ma per il bagno, io non lo sapevo, me l'ha detto stasera Teresa che tu venivi, altrimenti facevamo proprio una salitina. No, ma io non sono mai andata in bagno, quindi non lo sapevo. Ho visto il bagno così, pensavo che era organizzato. Ma tu devi... No, ma do... no, ma non stando la cosa che non avevo la possibilità di sero, ma stando arrivando pure ragazzi, scusate, vogliamo un attimo. Capitate che arriva qualcuno che non dovrebbe essere. Ma tanto non ci andiamo ammazzati. Però ci vediamo un attimo prima per coordinare un impedimento di sicurezza. Invisibile senza neanche fare il nostro. Però io so che serve, che ci arriva qualcuno che non dovrebbe arrivare con le moto, che vuole rompere le palle. Scusate, una domanda. Umberto, per i disabili, no, forse no, tutto quanto manda un messaggio e ci vediamo tutti quanti là in modo che ci organizziamo prima che arrivano loro. Invece dell'étoile sarebbe il caso di farle aspettare da Badò, perché l'étoile è, ci sono le scale. Rita, allora per forza l'étoile, perché l'abbiamo segnato già dappertutto. E allora li devi far venire per la tangenziale, che sennò restano bloccati. Sì, perché là puoi pure parcheggiare. Poi comunque con i motorini, capito, veniamo a prendere le macchine, capito? E poi vi veniamo a, capito, li andiamo. A me anche se tu riesco a fare. Portiamo quelli che andiamo da dentro. C'era bene. No, ma poi là è tutto pianeggiante, quindi il problema non c'è. Cioè noi lo spingiamo. Posso chiudere? Saluta, come ti sei trovata a pianura? Mi sono trovato benissimo con... sono stato ospite dagli attivisti, diciamo, di non solo del Movimento 5 Stelle, perché erano arrivati con praticamente dove hanno partecipato anche persone, diciamo, dell'associazionismo. Comunque mi sono trovato magnificamente e quindi ci saranno sicuramente delle altre esperienze da rifare. Occasioni, diciamo, di incontro. Nel frattempo questa riunione domani sarà già sul grande. Ci vedrà, ci
grande scuola. Praticamente in tutto il mondo. Sì. Perché... Beh, tra poco avrò qualche, avremo qualche contatto da registi, certo. Maffe Fiction. Certo. Un saluto, grande bacio. Un grande bacio a tutti. Abbiamo deciso a tirare il megafono, diciamo di pianura. E bene, il megafono a Gennaro. E poi allora io invece a tutto il mito. Allora io invece mi permetto di fare un messaggio di sollecitazione a tutti quelli che purtroppo hanno avuto delle vittime. Morte per cancro, per leucemia, eccetera, a rendersi sensibili di fronte a questa, voglio dire, nobile azione che sta muovendo un gruppo di cittadini per rivendicare giustamente la morte dei propri cari per inquinamento territoriale. Questo è l'appello che voglio fare. Fallo anche tu, magari tu hai. Venite tutti. Un appello praticamente a tutta la cittadinanza che praticamente sono particolarmente sensibili a questa tematica che purtroppo scioglieranno nel corso, diciamo, di un ventennio a causa di disastri non indifferenti a livello ambientale, non solo nello specifico nell'area interessata, in tutta la di pianura, ma si può dire tutto il territorio della campagna. Quindi voglio dire, è un invito a tutti i cittadini a partecipare e ad unirsi, diciamo, a questa fiaccolata, anche non, diciamo, di commemorare cioè queste persone che comunque non ci sono, con la speranza di un futuro che si possa veramente fare poi qualcosa di concreto per quanto riguarda le problematiche inerenti, diciamo, questo territorio nello specifico, quindi problematiche, diciamo, ambientali. Un saluto a tutti e ci sentiamo. Morire in silenzio non è normale.